Oltre ad essere l'atleta più titolata dello sport italiano, Valentina Vezzali è la vicepresidente di Scelta Civica e ora è corteggiata a quanto pare da Matteo Renzi, che vorrebbe nominarla ministro dello sport in vista della candidatura olimpica di Roma nel 2024. Il 18 luglio scorso Patrizia Panico, capitano della nazionale femminile di calcio, ha proposto dal suo profilo Twitter una petizione contro la Vezzali lanciando l'hashtag Vezzali no grazie e taggando direttamente nel post Renzi, petizione che ha raccolto nel giro di poco circa 25.000 firme. La calciatrice ha duramente attaccato la fiorettista dichiarando: «Non mi sembra di ricordare mai un suo intervento a sostegno delle nostre battaglie contro le discriminazioni». Poi ha rincarato la dose facendo un salto nel 2008 quando la Vezzali era ospite di Bruno Vespa a Porta e si rese protagonista di un doppio senso hot con Silvio Berlusconi. In quell'occasione, mentre mostrava il fioretto al cavaliere, gli disse: «Presidente, da lei mi farei veramente toccare». Al Corriere della Sera la diretta interessata prima minimizza sull'eventualità di diventare ministro, poi in merito alla battuta si difende e sottolinea: forse fu ingenua, ma non c'era niente di male.